innanzitutto mi ha spinto la curiosità di capire, perché avrei sempre il piacere di capire prima di giudicare o credere, visto che fisicamente mi era portata di mano. All'epoca avevo un'attività professionale a Dubrovnik, dunque era strada facendo. La primissima volta era chiaro una grande curiosità senza nessuna aspettativa. Io ho sempre saputo che c'era, ma non ho mai sentito una particolare attrazione. Prima ho avuto Lourdes, poi Fatima, ma anche lì non sono mai riuscita ad andare. E poi forse una quindicina d'anni fa che ho sentito proprio come una chiamata. E quando sono arrivata là, appunto, non avevo aspettative, ma a me la cosa che mi ha impressionato di più è la serietà della preghiera e c'è un raccoglimento impressionante. La parte bassa, centro, chiaro che fa paura perché è un caos totale, commerciale, e poi uno cerca di camminarsi verso monte. Io sono sempre un po' scettica, dunque cerco sempre di capire cosa cosa provo. Comincio a salire, terriccio rosso, i sassi, piccole rocce, molto arido. A un certo punto mi viene voglia di togliere le scarpe, è come se avessi un filo che mi portasse in su. Io di corsa sono salita fino alla Croce Grande. Nel mio gesto si vede che dietro me vanno delle persone, tutti hanno cominciato a togliere le scarpe, questo era il mio primo incontro, e tutti andavamo in su in questa cima, dove non c'è niente, c'è la croce. Non c'è niente apparentemente. Una volta arrivata in cima, innanzitutto cambia prospettiva, senti una grandissima pace, una grande vibrazione di tutte queste persone, una grande vibrazione positiva, e ti fa star bene. E io ho avuto la netta sensazione che era come un cuore nel mondo, proprio un cuore che continua a palpitare di preghiera, no? E la cosa mi ha colpito il silenzio, soprattutto. Io non ho mai chiesto nulla e a me veniva spontaneamente di ringraziare per tutto quello che ho. Non era disperazione, come spesso accade, non era un momento di disperazione mentale, fisica, di malattia o quant'altro. Poi ho avuto l'occasione di andare a due apparizioni, addirittura, almeno presunte apparizioni. Io non è che ho sentito un particolare attrattiva questa cosa, dire. A me che ha colpito anche quando si aspettava così il grandissimo raccoglimento, la fortissima preghiera, nessun tipo di esaltazione. Anche la veggente di per sé molto schiva, alcuni si trovavi tra la massa, qualcuno che magari l'aspettava con un fervore un po' eccessivo, però in linea generale una cosa abbastanza discreta, poi finito tutto, cioè veramente questo mi ha molto colpito. Io pensavo di vedere cose magari un po' più, gente un po' più scritta, devo dire, ecco, la mia paura era quella, e invece no. Ma lì è stato proprio come se lei mi ha, è come se si ravviva tutto, no? Quindi ma è tornata a casa, la fede era più ravvivata, il cammino più, cioè, ho sentito più serietà ancora nel cammino che stavo facendo. Quello che diranno, quello che giudicheranno, sì, chi appartiene a quel tipo di persone che ha bisogno sempre dell'etichettare, sicuramente non ci verranno più, però i luoghi del benessere non hanno bisogno di un'etichetta.